E attenzione ragazzi, perché si sta cominciando a creare questo piccolo divario tra le prime tre e le altre. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Deo del Darion e oggi siamo qui riuniti per avviare un nuovo format che sarà quello del recapone della giornata di Serie A. Ho deciso di introdurre questo format anche per vedere un po' la situazione delle altre squadre, perché noi comunque parliamo del Napoli, però è importante anche parlare delle altre squadre, specialmente delle competitors del Napoli. Ecco, quindi faremo questo video settimanale alla fine di ogni giornata dove andremo un po' a commentare le partite in generale che si sono fatte. Prima di cominciare vi ricordo che nella giornata di ieri ho caricato l'analisi di Napoli-Milan. Ovviamente in questo video non ne parleremo perché ne abbiamo abbondantemente parlato ieri, quindi se vi siete persi l'analisi sta sempre qui nelle schede. E poi ultima cosa, e poi cominciamo, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, ragazzi, perché tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono. È totalmente gratis, dovete soltanto premere un tasto e poi la campanella, perché così diciamo, rimarrete aggiornati per l'uscita di tutti i miei nuovi video. Detto questo, ragazzi, cominciamo subito e andiamo a commentare la decima giornata di Serie A. Allora, utilizzeremo ovviamente Sofascore, che è un po', ragazzi, il software che utilizzo perché secondo me è quello più completo. Partiamo da Genoa Salernitana, che ha aperto questa decima giornata di Serie A. Permettetemi un po' di dire una cosa: Gudmundsson, penso che si rivelerà la mia soddisfazione più grande al Fantacalcio. Ecco, usiamo anche questo format per parlare un pochino di Fantacalcio, così vi faccio un po' sapere la situazione. Gudmundsson, ragazzi, io penso che il prossimo anno qualcuno se lo prenderà, perché comunque è un giocatore importante. Vi ricordate in estate quando si diceva Gudmundsson, il mirino del Napoli, tutti quanti si erano indignati? E ragazzi, Gudmundsson è un bel giocatorino, attenzione, soprattutto se devi andare a sostituire, se devi andarlo a prendere un Vice Kvara, un giocatore per gli esterni, quindi attenzione. Allora, il Genoa alla fine, ragazzi, merita questa vittoria perché, come potete vedere dall'attacco momentum, è stato il Genoa principalmente a fare la partita. Nel primo tempo ha totalmente dominato la gara e poteva assolutamente andare anche sul 2, sul 3-0. Ci sono stati un paio di pali per quanto riguarda il Genoa, la Salernitana quasi praticamente non pervenuta nel primo tempo, a eccezione di qualche piccola, non so, qualche tiro innocuo di Dia. Nel secondo tempo esce un pochino fuori la Salernitana, però nel finale, lascia totalmente spazio al Genoa. L'unico squillo così importante della Salernitana è stato proprio nel finale con Dia, che diciamo che si mangia un gol davanti alla porta abbastanza, diciamo, clamoroso per le potenzialità di quel giocatore. È stata comunque una partita che dal punto di vista delle statistiche non è che sia stata così pregna di occasioni clamorose. XG parlano 0,49 per il Genoa, 0,65 per la Salernitana, quindi ha creato di più la Salernitana. Vi voglio far vedere anche la mappa dei tiri, che eccola qua, così potete un po' vedere. Allora, Gudmundsson, un XG di 0,04, quindi va a concretizzare un gol molto complicato, molto difficile. Abbiamo il palo di Badel al terzo minuto, quindi si poteva già sbloccare in quell'occasione. Il Genoa ha avuto delle occasioni abbastanza importanti. Per quanto riguarda invece la Salernitana, vedete comunque l'occasione più clamorosa ce l'ha avuta Dia al 91esimo. Guardate dove è andata la palla, ha sfiorato il palo destro. La Salernitana continua a perdere. Io penso che con Inzaghi la Salernitana penso che peggiorerà la situazione. Diciamo che lo score di Inzaghi in Serie A finora non è proprio incredibile, perché col Bologna, quando fu esonerato, era ultimo in classifica. Col Benevento fece quel gran girone di andata che culminò con la vittoria a Torino contro la Juve, col famoso Gaich. Poi dopo un girone di ritorno pessimo che poi è costato la retrocessione. Inzaghi finora in Serie A sta facendo abbastanza male e io temo che quest'anno possa essere l'anno buono per la retrocessione in Serie B della Salernitana. E voi direte: ma come, sei dispiaciuto se la Salernitana scende? Sì, perché a me onestamente delle rivalità di queste cose non me ne frega, onestamente. A me interessa avere più squadre campane e in generale più squadre del sud impossibili in Serie A. Vorrei vedere il Catania, vorrei vedere il Palermo, vorrei vedere la Reggina, il Bari, vorrei che Lecce restasse in Serie A, la Salernitana, l'Avellino, la Juve, sta tutti, io li vorrei vedere tutti in Serie A. Non mi interessano queste storie di rivalità. Ci sono stati fatti tanti errori in estate, il mercato secondo me
non è stato questo granché. Occhio alla Salernitana perché può veramente rischiare quest'anno. Sassuolo Bologna finisce 1-1. Una partita, diciamo, abbastanza equilibrata, secondo me, lo potete vedere anche dall'attacco momentum. Si sono alternate, diciamo, il primo tempo un po' meglio il Sassuolo, però nel finale hanno avuto delle occasioni il Bologna. Il Bologna la sblocca subito con un grandissimo gol di Zirkzee, ragazzi. Zirkzee l'anno prossimo penso che sarà l'anno buono che qualcuno se lo comprerà. Nel finale del primo tempo pareggia il Sassuolo con un tiro da fuori di Daniel Boloca, questo nuovo acquisto del Sassuolo che è stato comprato dal Frosinone quest'estate. Anche le statistiche dicono comunque che è stata una partita abbastanza equilibrata. Vedete XG, vedete anche i tiri in porta 5-5. C'è stato un equilibrio abbastanza, diciamo, netto. L'XG del gol di Zirkzee è 0.48, quindi quasi il 50% di probabilità di segnare, mentre quello di Boloca 0.02, quindi 2 volte su 100 quel gol entra. È stata in generale, secondo me, anche una partita abbastanza bella da guardare, perché comunque Sassuolo e Bologna sono due squadre che hanno una loro filosofia e hanno una loro idea di calcio. Sono state due squadre che hanno fatto vedere delle belle cose. Non è stata proprio la giornata ideale per l'Orientè, che quest'anno non sta facendo grandissime cose come l'anno scorso. Si è un po' involuto rispetto all'anno scorso. E poi Zirkzee, che comunque sta diventando un'assoluta certezza in questo campionato. Lecce Torino, ovviamente, ragazzi, su certe partite andrò abbastanza rapido perché dove c'è poco da dire, appunto, c'è poco da dire. Su altre mi soffermerò un po' di più. Lecce Torino 0-1. Il Torino torna alla vittoria dopo un periodo un po', diciamo, negativo e torna anche a segnare perché comunque nelle ultime 5 gare prima di Lecce il Torino aveva fatto 0 gol, quindi stava soffrendo abbastanza dal punto di vista dell'offensività. Il Lecce secondo me ha avuto delle occasioni migliori rispetto al Torino. Alla fine, ragazzi, il Torino la vince con Buongiorno. Una situazione un po' simile, leggermente simile a Politano che si mangia il gol subito dopo lo 0-1 del Milan. Più o meno è quella situazione. Buongiorno da difensore che era appena tornato dall'infortunio, si sgancia dalla sua posizione di difensore, supporta la manovra e arriva addirittura a finalizzare questa azione che porterà al gol decisivo del Torino. In generale, comunque, potete vedere che è stato il Lecce che ha avuto delle occasioni un po' più clamorose rispetto al Torino. Occasioni che però dal punto di vista degli XG non sono state così produttive perché il Lecce totalizza un XG di 0.49, quindi quello che ha creato è stato abbastanza, diciamo, difficile da concretizzare. C'è stato anche un Milinkovic-Savic che ha fatto tante parate importanti. Infatti, se poi potete vedere, Milinkovic ha fatto ben 6 parate. Questo vi fa un po' capire l'andazzo della partita. Il Lecce ha tirato tanto in porta, ma tiri proprio difficili da concretizzare. A differenza invece del Torino, che tira poco in porta, fa giusto 2 tiri in porta, però una volta tira Buongiorno, 0.14, la mette alta sotto la traversa e poi c'è Pellegrini al 59esimo. Poi per il resto sono tutti tiri fuori oppure bloccati. Quindi il Lecce crea tanto, ma concretizza poco, il Torino diciamo che è cinico. Tra l'altro nel secondo tempo torna in campo Zapata e per il mio fantacalcio una notizia abbastanza importante, la prossima del Torino sarà contro il Sassuolo e lì attenzione. Juventus-Verona. Allora ragazzi, sarò tremendamente onesto, la Juve ha strameritato di vincere. Come potete vedere dall'attacco momentum, la Juve ha dominato dal primo al 90esimo minuto, vince immediatamente contro il Verona, poteva sbloccarla prima. Diciamo che ci sono stati 2 gol di Kane che sono entrambi stati annullati, il primo per fuorigioco e vi dico la verità ragazzi, il primo gol viene giustamente annullato perché c'è un fuorigioco. Se fosse capitato a me avrei rosicato tantissimo, però le regole sono regole, il fuorigioco è tale se c'è un giocatore intero in fuorigioco oppure se c'è un'antichia del tallone. La regola è così. Il secondo gol invece diciamo che viene annullato per questo fallo su Faraoni, però posso dirvi la verità, Faraoni accentua troppo, fa troppo la sceneggiata, pare che stava morendo in quel momento, che non ce la faceva manco ad alzarsi, cioè
Ragazzi, certe volte i calciatori purtroppo sono così, approfittano del momento per ingannare. Secondo me sarebbe arrivato il momento anche di farla un po' pagare. Fatto sta che dopo il secondo gol annullato, Ken esce dalla partita, si prende anche un giallo abbastanza ingenuo e lì viene sostituito. La Juve preme, 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 crea tanto, tira tanto da fuori perché mi ricordo delle azioni abbastanza... ecco, 17 tiri da fuori. Soltanto 6 in porta, con un totale di 30 tiri. Gli XG parlano di 3.37. Vittoria meritata. Arriva al 97esimo. E qualcuno potrebbe dire il culo, il mazzo. Ragazzi, però serve anche quello. Cambiaso al 97esimo. Tra l'altro, se non sbaglio, primo gol. Il Verona, un tiro in porta. 0.06. Dove c'è poi la parata di Szczęsny? Szczęsny una volta viene chiamato in causa e salva, diciamo, la partita. Tra virgolette, salva la partita. E arriviamo adesso alla partita della giornata, ragazzi. Cagliari-Frosinone 4-3. Ragazzi, io penso che Cagliari-Frosinone sia proprio l'emblema del fatto che nel calcio non è mai scontato niente. Cagliari-Frosinone è l'emblema del fatto che tu non devi mai abbassare la guardia e non devi mai dare per scontata una vittoria. Perché, ragazzi, il Frosinone a fine primo tempo è sopra di 2-0, c'è un rigore che sbaglia Mancosu, Mancosu prende anche un palo. A inizio secondo tempo il Frosinone fa il 3-0. E poi ragazzi, negli ultimi 20 minuti, perché guardate, il primo gol arriva al 72esimo, negli ultimi 20 minuti il Cagliari ne fa 4. È un qualcosa di clamoroso. Io onestamente non ricordo una rimonta del genere in così poco tempo. 72esimo Oristanio, tra l'altro grande gol di Oristanio, che pure lui, un giocatorino, diciamo un altro giovane che sta pian piano uscendo fuori. Makombu al 76esimo, tra l'altro il gol di Makombu arriva proprio da una dormita, secondo me, della difesa del Frosinone. Al 94esimo pareggia Pavoletti, tra l'altro al 78esimo c'era stato anche un rigore per il Cagliari, però è stato annullato. E poi ragazzi al 96esimo Pavoletti fa il 4-3, cioè in 2 minuti Pavoletti fa doppietta. Io non so cosa sia successo al Frosinone, proprio uscito fuori dalla partita, secondo me aveva proprio staccato la spina dopo il 3-0 perché avrà pensato ormai è fatta. E questo, ragazzi, deve essere di lezione sia al Frosinone, ma un po' a tutti quanti. Non si abbassa la guardia finché l'arbitro non fischia la fine della partita. Definire questa vittoria vittoria di cuore, come ha detto lo stesso Ranieri nel post partita, un Ranieri che secondo me si è salvato, perché vi dico la verità, se fosse finita 3-0 per il Frosinone, penso che l'esonero di Ranieri sarebbe stato scontato. Guardate l'attacco momentum, il primo tempo meglio il Frosinone, nel secondo tempo gioca solo il Cagliari, e quell'unica occasione che ha il Frosinone la concretizza. Segnaliamo, come sempre nel Frosinone, questo Sulè, che si sta mettendo in mostra, fa... Oggi un'altra doppietta, come potete vedere, sta anche in odore di nazionale. Spalletti sta cercando di convincerlo diciamo, ad accettare la nazionale italiana. Mancosu purtroppo, diciamo, è stato un po' sfortunato in questa partita perché sbaglia rigore, prende poi un altro palo, però alla fine la partita la porta a casa il Cagliari. XG 3.63 con 24 tiri di cui 6 in porta, quindi anche abbastanza preciso il Cagliari in questa partita. Questa vittoria, ragazzi, può essere un po' quella chiave mentale che può aiutare il Cagliari adesso a cambiare rotta, perché finora il Cagliari non aveva mai vinto. È vero, ha avuto un calendario tosto, perché ha preso tutte le big una di fila. Era ultimo in classifica. Con questa vittoria, diciamo che la settimana scorsa è andata a Salerno, dove ha pareggiato. Serviva la vittoria, anche per salvare un po' la situazione di Ranieri, quindi questa vittoria sicuramente potrà dare uno slancio al Cagliari in vista della stagione. E per quanto riguarda il Frosinone, attenzione perché potrebbe essere una batosta dal punto di vista mentale abbastanza importante, perché perdere con 3 gol di scarto mentalmente tipo può essere un macigno che difficilmente puoi levarti di dosso. Ecco, quindi questa potrebbe essere una sliding door dal punto di vista mentale per entrambe le squadre. Monza Udinese finisce 1-1, quindi
secondo me c'è poco da dire, potete vedere anche dall'attacco momentum, ha più che altro fatta la partita il Monza, va in gol l'altro mio, diciamo, orgoglio di questo fantacalcio, ovvero Andrea Colpani, che si sta dimostrando ancora una volta un giocatore che la prossima estate penso sarà al centro del mercato italiano. Assist di Kyriakopoulos, che c'ho anch'io a Fantacalcio, quindi potete immaginare questa giornata cosa ho fatto. Arriva poi al secondo tempo il pareggio di Lorenzo Lucca. E in generale, ragazzi, l'Udinese conferma questo trend che ha da un bel po' questa stagione, ovvero crea tanto, però non concretizza. È una di quelle squadre che dal punto di vista di XG è una delle migliori in Serie A, però ha degli attaccanti, in generale dei giocatori che sotto porta non stanno beccando appunto la porta. Da segnalare nel Monza, oltre al solito Colpani, anche questo Samuele Vignato, questo giocatore che è uscito fuori dalla primavera del defunto Chievo Verona, secondo me ha trovato la dimensione giusta per poter uscire fuori. È un altro giocatore che secondo me in futuro sentiremo molto parlare. Segnaliamo poi il solito Di Gregorio, che fa l'ennesima partita importante dove fa delle parate molto molto decisive. Per la precisione, Di Gregorio ha fatto la bellezza di due parate che però hanno evitato 0.79 di gol, a differenza invece di Silvestri che ha evitato solo 0.12. quindi Di Gregorio ha fatto delle parate molto importanti, e vi dico la verità, se non fosse per il Caprile io mi sarei fiondato, se fossi nel Napoli, la prossima estate su Di Gregorio, perché secondo me Di Gregorio è uno di quei portieri che magari in una big dove prende pochi tiri in porta però ti può fare quella parata decisiva che ti salva il risultato. Secondo me Di Gregorio è uno di quei portieri che ti salva il risultato, e che ti, come quel famoso portiere che ti porta 3 punti a casa, ok? Se non fosse stato per Caprile, la prossima estate mi sarei fiondato su di lui, perché secondo me è un grande portiere. Più di Meret, secondo me. Ecco, così non mi potete dire che difendo a spada tratta Meret. E passiamo adesso all'altro big match di giornata, Inter-Roma. Allora, ragazzi, io qui sarò molto molto duro e onesto. Io da neutrale mi sono vergognato per la Roma. Io, se fossi stato tifoso della Roma, avrei veramente, l'unica emozione che avrei provato sarebbe stata la vergogna, perché ho veramente una squadra che per 90 minuti non fa letteralmente niente. Penso che sia una squadra che sia soltanto da ripudiare e da criticare a spada tratta. Cioè, veramente, io non so come facciano a Roma a difendere uno come Mourinho. Cioè, guardate l'attacco momentum, ragazzi, la Roma non ha fatto niente. Ha fatto giusto quel colpo di testa di Cristante dove c'è stata la grande parata di Sommer. Un altro portiere, ecco, quello che vi dissi prima su Di Gregorio. Il portiere importante si vede quando ha una sola occasione dove può salvare il risultato. Questo ha fatto Sommer, una sola parata, ma è stata decisiva. Ma in generale, ragazzi, l'Inter poteva tranquillamente vincere 2, 3, 4, 5 a 0. Ha trovato di fronte a sé una vera e propria fortezza che ha pensato solo a non prendere gol. Ma tu alla lunga, su 90 minuti, prima o poi il gol lo prendi. Devi essere capace anche di impensierire il tuo avversario. Cioè, veramente, ragazzi, si è vista una partita a senso unico. Si è vista per 90 minuti la metà campo della Roma. Çalhanoğlu prende una traversa. Il gol della vittoria arriva all'81esimo con Thuram. E ragazzi, Thuram si sta dimostrando un giocatore decisivo. Questo è il suo quarto gol. Nella giornata dove Lautaro non incide, c'è Thuram che invece incide. L'Inter quest'anno io penso che sia il suo anno. È quella squadra che finora ha steccato di meno. Sì, ha perso col Sassuolo, si è fatto pareggiare con 2 gol di scarto dal Bologna, però batte il Milan, batte la Roma. Diciamo che ha compensato quei passi falsi con degli sconti diretti vinti. Guardate il primo tempo. 0. Ragazzi, la Roma 0. 0 di XG, 0 di tiri, 0 calci d'angolo, cioè non è proprio voluto oltrepassare il centrocampo, non l'hai voluto fare, non è che non l'hai potuto fare, sei tu che non hai voluto, perché appena avevano la palla la spazzavano via, hanno proprio rinunciato a voler attaccare l'Inter. Ovviamente il migliore in campo per l'Inter è stato Thuram, che fa il gol vittoria. Per la Roma, Diego Llorente, e sono d'accordo, perché Llorente dal punto di vista difensivo ha fatto un partitone, ma tutta la difesa
ha fatto il partitone. È normale però che la difesa sia la migliore, perché se tu fai una partita del genere è normale che vai a saltare la difesa, e l'attacco però d'altra parte inesistente. Empoli-Atalanta, ragazzi, qui c'è poco da dire. L'Atalanta non ha mai messo in discussione la partita, l'ha ammazzata letteralmente nel primo tempo. Vedete anche l'attacco momentum qua sotto, praticamente c'è stato un dominio quasi netto dell'Atalanta. Migliore in campo Scamacca, per il mio fantacalcio, è una bella notizia. E ragazzi, Scamacca, doppietta, fa l'assist, prende anche una traversa. Che altro dobbiamo dire? Un Empoli che diciamo che finora ha avuto quel vuoto d'orgoglio contro la Fiorentina. Va a gol anche Koopmeiners, che torna da un lungo infortunio. Ragazzi, l'Atalanta ha fatto di un sol boccone l'Empoli nel primo tempo, nel secondo ha gestito. E cosa importante da segnalare, ragazzi, che secondo me non è scontata: l'Atalanta quest'anno sta avendo anche una solidità difensiva, perché questa, se non sbaglio, è il quarto o il quinto clean sheet che porta a casa l'Atalanta. Occhio, perché l'Atalanta quest'anno per il quarto posto può essere un avversario importante. Poi alla fine del video vediamo anche la classifica in generale. Quindi l'Atalanta nel primo tempo chiude i giochi con Scamacca e poi Koopmeiners. Nel secondo tempo la doppietta di Scamacca, che anche in ottica nazionale è una buona notizia. E signori, chiudiamo con Lazio-Fiorentina, l'ultima partita di questa giornata dove la Lazio vince 1-0. Allora, la partita è stata secondo me abbastanza equilibrata e aperta. Entrambe le squadre potevano da un momento all'altro andare a segnare. La Fiorentina ha segnato con Beltran, però poi è stato annullato per fallo di mano. C'è stato anche una traversa dello stesso Beltran. Diciamo che nel primo tempo ha fatto meglio la Fiorentina, nel secondo tempo è uscita un po' di più fuori la Lazio e la partita si risolve praticamente all'ultimo secondo. Infatti, come potete vedere qui, al 95esimo il rigore, un rigore, ragazzi, dove Milenkovic proprio lo regala, perché tu in quella situazione non puoi stare con il braccio largo, è normale che lì ti fischiano il rigore. Quindi va sul dischetto Immobile che si sblocca, e questa è una bella notizia per il mio fantacalcio, però Immobile l'avevo lasciato in panchina questa settimana. Immobile si sblocca, potrebbe essere magari un momento anche qui di sliding door per la stagione di Immobile e della Lazio. Una Lazio che fino a questo momento secondo me sta underperformando, sta facendo meno di quello che ci si aspettasse. L'attacco in generale della Lazio non sta facendo benissimo, perché anche Zaccagni è in un momento abbastanza negativo. Vi segnalo nella Fiorentina questo Parisi messo esterzino destro. Vi segnalo comunque una partita secondo me importante di Guendouzi. Guendouzi, ragazzi, secondo me può essere quel giocatore che può svoltare il centrocampo della Lazio, perché Guendouzi è quel giocatore che secondo me dà il giusto equilibrio, è quel giocatore che ti garantisce sia quantità che qualità. Il centrocampo con Kamada e Luis Alberto lo vedo un po' troppo sbilanciato. Secondo me Guendouzi è quell'uomo imprescindibile per stare a centrocampo. Quindi alla fine la vince la Lazio con un XG di 2.0, però vi ricordo che comunque il rigore da tanto nell'XG, infatti potete vedere 0.79, però qualcosa comunque l'ha fatta la Lazio con Felipe Anderson, con Luis Alberto. Prove del qualche parata importante l'ha fatta, specialmente su Maxim Lopez. Poi potete vedere anche la Fiorentina comunque ha impensito la Lazio. Cioè, ripeto, è stata una partita abbastanza aperta dove entrambe potevano portare a casa i 3 punti. Alla fine se la porta a casa la Lazio, che secondo me tra le due è quella più pericolosa in ottica lotta Champions. La Fiorentina con l'Empoli comunque ha dimostrato che è una squadra con delle qualità e con un'idea importante, però forse deve ancora fare quello step di crescita che serve per ambire alla lotta Champions. Chiudiamo quindi il video, ragazzi, parlando un po' della classifica. La classifica in ottica Napoli è abbastanza negativa, perché l'Atalanta ci scavalca, quindi siamo ufficialmente alla 10ª giornata fuori dalla zona Champions. E attenzione, ragazzi, perché si sta cominciando a creare questo piccolo divario tra le prime 3 e le altre. Vedete comunque che Inter, Juve e Milan sono raggruppate in 3 punti. Poi c'è l'Atalanta che sta a 3 punti, il Napoli a 4, la Fiorentina poi a 5 e poi tutte le altre. Quindi si sta cominciando a creare quel piccolo divario tra chi lotta per lo scudetto e chi invece lotta per il quarto posto. E attenzione, attenzione, perché il Napoli quando lotta per il quarto posto
fatica ad arrivare in quella posizione. Quando invece lotta per lo scudetto, in automatico la Champions è in cassaforte. E in questo momento, ragazzi, io penso che siano l'Atalanta e la Lazio le due squadre che possono impensierire il Napoli per il quarto posto. Il Napoli, diciamo che dal punto di vista dei gol fatti, sta messo bene. È il secondo miglior attacco. Il problema sono le reti subite, ragazzi. Il Napoli è decimo per gol presi. E qui ci allacciamo al discorso di ieri. La fase difensiva di questo Napoli non è efficace. Abbiamo una squadra con un DNA offensivo che deve fare una fase difensiva da squadra che si deve coprire, che si deve difendere nella propria metà campo e che non deve fare la reaggressione. Facciamo una fase difensiva che è totalmente l'opposto della mentalità di questa squadra. E Garcia, secondo me, deve darsi una svegliata su tutto questo aspetto. Perché tu con una squadra con Elmas, con Zielinski e con Lobotka non puoi stare nella tua metà campo e aspettare l'avversario. Non puoi. La prossima, ragazzi, è contro la Salernitana, che è straultima. Andiamo a giocare a Salerno. Quindi sarà una partita molto difficile, secondo me. Molto difficile. La Lazio pian pianino sta tornando su. La Roma, io non penso che alla fine sarà un avversario per il quarto posto. Occhio a questo Bologna, che intanto sta lì. E quindi, ragazzi, questo è tutto per il recapone della decima giornata. Fatemi sapere nei commenti un po' la vostra riguardo questa decima giornata. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, ragazzi, mi raccomando, perché tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono. È totalmente gratis, dovete soltanto premere un tasto. E detto questo, ragazzi, noi ci vediamo domani con un video, perché domani voglio affrontare con voi un tema. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Sempre e comunque forza Napoli, anche se oggi nel Napoli ne abbiamo parlato in maniera marginale. E quindi niente, ci vediamo alla prossima.